Renzi. Ciao Mario. Ciao Mario. Ragazzi, buonasera. Vi lascio questi che sono i programmi della collezione Primavera Minturnese per Francesco Valerio Sindaco. E leggeteli, mi raccomando, non buttateli come tutti gli altri perché sono veramente interessanti. Buon proseguimento. Ciao. Ciao. Sì, vabbè, ma che ce l'ha lasciata a fare? Tanto si sa che mica faranno tutto quello che scrivono. Addirittura c'è una mia amica che dice che se vinceranno metteranno il pedaggio a pagamento sul lungomare. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. A me hanno detto che vuole riaprire la centrale del Garigliano. Quello è capace, è fisico nucleare. Ma brutto rumore! 5 minuti alla massa critica. Massa cosa? Ok, niente panico di trucco se questo problema. Sono certo che sa benissimo come gestirlo, è vero che sa... Oh, è il mio problema, siamo spacciati! Hai capito chi è questo? Questo è comunista, di quelli così, che si mangiavano i bambini. Anzi, secondo me se li mangiano ancora. Alcuni parenti che hanno un lido e mi hanno detto che se sale Valerio espropria le spiagge per darle agli immigrati. Poi si portano i terroristi e della fine. Io l'ho avuto come professore. Pretenderà che tutti parlino di matematica e fisica. Ma 9 per 9 farà 81? Vabbè, non esageriamo. Comunque per queste cose ci vuole un fisico adatto. Non mi sembra una persona così tanto fresca. Oh! E comunque dice solo cose utopistiche. Pensa che vuole portare turisti qui tutto l'anno, ma chi ci crede? Meglio gli altri che dicono cose serie e concrete. Poi sono bisognoso anch'io di voti. Affettivamente mi servono più dell'ossigeno. Qui siamo in guerra, un'elezione dopo l'altra. Io non faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, tu culati a tutta la famiglia. Applauso! Ma tu li senti questi? Sono idioti, credono a tutto. Lasciali perdere questi. Io lo voto e siamo in tanti a votare Franco.